metti la mano sotto. Voilà. Sono le 7 del mattino, siamo al porto di Fano, sulla costa marchigiana. Vogliamo raggiungere la piattaforma Brenda, gestita da Eni, a 13 miglia dalla costa. Secondo dati inediti del Ministero dell'Ambiente, di cui siamo entrati in possesso, nel 2015 questa piattaforma ha scaricato in mare 54 milioni di litri di rifiuti industriali. Noi vogliamo testimoniarlo e per farlo dobbiamo andare proprio sotto la piattaforma. Secondo le nostre informazioni, il tubo che scarica a mare le acque di strato si trova a 19 metri di profondità. Ma nell'acqua torbida non è facile distinguerlo dall'intreccio di piloni della piattaforma. Ed eccolo lo scarico che cercavamo. Questo flusso giallognolo non si ferma mai, è ininterrotto, 365 giorni l'anno. Da tubi come questo, 36 piattaforme Eni nell'Adriatico, nel 2014 hanno gettato in mare circa 1,2 miliardi di litri di acque di produzione, che possono contenere metalli pesanti, idrocarburi, persino materiale radioattivo.